Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo con Valerio e Fede di Eleven e Wannabia Pro. Vi lasciamo tutti i link dei loro social e canali YouTube e progetti qua sotto in descrizione. Oggi con Valerio abbiamo finalmente ripreso l'attività, sia per me, Greg e Gianni, per Fede no, giusto? Non è la prima volta. Per noi era la prima volta ed è stata una prima volta un po' traumatica, ma comunque emozionante. Sì. Bello, figo. No. Però volevamo sapere da Valerio un po' quello che ci sta dietro, anche in maniera un po' più generale, di quello che abbiamo fatto oggi e che consigli magari a chi ricomincia. Certo, allora mi ero sentito con Federico, ovviamente con lui avevamo già fatto qualche allenamento, non tantissimi però qualcuno l'avevamo fatto, sì. Sapevo che eravate un po' arrugginiti, con la quarantena eravate stati un po' fermi, magari non da un punto di vista fisico, però per quanto riguarda proprio la parte in porta, quindi diciamo il goalkeeping, eravate un po' fermi, quindi per me oggi era importante farvi sentire molto la palla, la porta, riprendere nuovamente confidenza. Alla fine siamo stati fermi 3 mesi buoni, quindi ho cercato di strutturare un lavoro dove potevate appunto fare un riscaldamento con delle andature e delle prese in figura, piuttosto che da posizione centrale, piuttosto che da diagonale, delle raccolte, gestione della palla con i piedi, tutte cose che poi si vedranno all'interno appunto dei video di questo allenamento fatto assieme. Controllo, guardo e gioco, ok? Controllo, guardo e gioco. Per poi ovviamente alzare un po' l'asticella, e lì è vero, sono stato un po' cattivo forse come primo allenamento, però ecco, era anche divertente visto che siamo stati tutti insieme, è stata una bella esperienza per me e penso anche per voi. Insomma, assolutamente, per voi. Assolutamente. È stato abbastanza tosto, soprattutto la parte iniziale, quindi il fatto di riprendere confidenza con proprio anche la sensibilità a livello manuale, col pallone, con l'attrezzo. Può centrare all'inizio dell'attività il fatto appunto di riprendere la manualità con l'attrezzo. Cosa secondo te è più importante tra la gestione del pallone e magari anche il recupero di qualche... Allora, secondo me che può disorientare un po' di più è il riprendere un po' le dimensioni della porta, dell'area, un po' quello, quando magari parliamo di spostamenti, riposizionamenti e quant'altro. La palla, secondo me, è comunque un qualcosa che per chi fa il portiere, soprattutto da tanti anni, è magari un qualcosa di, non dico innato, però ce l'abbiamo da sempre. Già livello, sì, è già sodato come concetto, come strumento in sé. Anche la porta, però la porta è sempre quel qualcosa in più dove dobbiamo cercare proprio di riprendere confidenza, di ritornare. Poi ogni portiere deve cercare di tornare a casa propria, ecco, all'interno della porta e dell'area di rigore. Quindi ho cercato, come ho detto anche prima, di strutturare proprio tutta una serie di esercitazioni iniziali con la palla insaccata, la presa, la raccolta raso terra, la palla che rimbalza, la palla alta, la presa e quant'altro, per poi iniziare ad andare giù con qualche adattamento al terreno. Anche lì, oggi ci siamo allenati su un campo sintetico, che sicuramente non è come allenarsi su un campo in erba, e anche questo comunque va pensato, secondo me, quando si è alla ripresa degli allenamenti, se si è su un campo in erba o un campo sintetico, l'impatto per un portiere è un impatto comunque diverso. Certo, certo. Quindi ho cercato di strutturare un po' il tutto che potesse sia essere divertente, ma al tempo stesso anche positivo da un punto di vista appunto di ripresa.
Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Qualcosa a Fede? Non so come ti sei trovato. Ma io ho fatto qualche... Eccolo. No, no, io onestamente ho fatto 2-3 allenamenti già con Vale e oggi stavo un po' meglio, però le prime volte anch'io come te, come voi, ho notato soprattutto la difficoltà, la sensazione di essere sempre in ritardo, la sensazione di non riuscire a tenere proprio la mano, di non avere i tempi e anche il posizionamento della mano, non riuscivo a mettere la mano bene, la mettevo in ritardo e via dicendo. E poi sicuramente l'altra cosa che devo denotare è il dolore sui fianchi, che non, sì, anche siccome l'abitudine a cadere è qualcosa che perdi e che ci devi riabituare, quindi quella dovrebbe essere fatta progressivamente, secondo me. Ok. Gian e Greg? Ma allora, è stato un primo allenamento, come ho detto prima, traumatico, perché 3 mesi che quando mi tuffavo era dal divano o sul letto. È stato traumatico, anche se è sintetico, per fortuna ci ha aiutato, perché ci ha aiutato. È stata dura, però è stato bello. Finalmente mancava il campo, mancava tutto, mancava sudare, sì, mancava il far fatica, quello sicuramente. Senza recensioni, senza squadra, era dura. Però è stato un bel mix di tecnica situazionale, specialmente gli ultimi esercizi situazionali, ci siamo divertiti sacco, bravo Valerio. Anche ignoranza. Ignoranza, sì. Io vorrei concludere giusto con magari qualche parola su chi magari deve iniziare appunto l'attività, non riesce a iniziare l'attività con un preparatore e deve approcciare il ruolo, deve riapprocciare il ruolo. Quindi magari io penso, per adesso, per dire, io andavo a correre, penso che non sia l'attività più indicata per un ruolo così incentrato sull'esplosività. Cosa consigli per magari, che si può fare a casa ovviamente? Allora, la corsa sì, non è proprio magari la cosa più adeguata per un portiere, però teniamo presente che in quarantena magari era appunto importante esercitarsi da casa, fare degli esercizi, anche dei piccoli circuiti. Ci sono sui social ad oggi, ci sono stati un sacco di consigli, suggerimenti, dai più validi e meno validi, però ecco, c'erano tutti gli strumenti per poter prendere spunto per fare qualcosa. Ad oggi, che comunque si può un po' uscire e quant'altro, la corsa la consiglio, insomma, può anche andare bene da un punto di vista di tenuta fisica. Poi bisogna vedere se qualcuno ha messo su qualche chiletto durante la quarantena o meno. Fede ride. Mi sento chiamato in causa, non so. No, Fede, anzi, Fede è bene, è stato. Ha ripreso bene. Ha ripreso bene. Fede. No, quindi aspetta, che adesso ho detto una minchiata. Oh. E degli esercizi a casa sicuramente. E se non si ha la possibilità di avere un preparatore, oddio, è un po' difficile. Se si ha almeno una palla o un muro, si può almeno lavorare un po' sulla sensibilità, che è una cosa sicuramente importante. Io in quei casi lì la consiglio anche senza i guanti, sono onesto. Mm-hmm. Poi ovvio che per un portiere il guanto è, non dico tutto, ma è gran parte, ecco, del bagaglio che poi noi porta in campo. Quindi se non si ha la possibilità di andare in campo, ecco, cercare comunque di tenersi attivi, di fare sempre un po' di esercitazioni anche con la palla, sia anche contro il muro, da terra e quant'altro, però cercare di riprendere confidenza con lo strumento, proprio col pallone. Ringraziamo tantissimo Valerio per la disponibilità, grazie, Fede, ragazzi, per averci vestito come dei veri testimonial. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. E lasciamo tutti i loro link qua sotto nella descrizione. E un saluto e mi piace lasciare lo blog. Ciao.